Toselli e Avsim, vi fa paura? C'è qualcosa che vi fa paura di questa squadra qua o Grazie, prevedete un invece Sassuolo bis stasera? non mi sembra la Sampdoria più grande di tutti i tempi, ecco. Però la Juve comunque perde un altro pezzo. Stasera sentiremo Gianni Bianco su questo, che è Bonucci per problemi muscolari ed è costretta, tra virgolette, a scendere in campo, credo così, Simo. Perin, Danilo, Bremer, Rugani e Alexandro, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Anche questa non sembra uno squadrone leggero così, soprattutto Rugani, ragazzi. Però Poi ho Luca, intanto mi sembra una scelta obbligata quella degli 11 di Allegri. no, non è vero, ci sono diversi ballottaggi. Simone diceva quello di Rugani Gatti è Sì. aperto, si può giocare. Centrocampo ne hai tanti, hai Fagioli, hai Rovella, hai Zaccaria, insomma, la scelta centrocampo ce l'hai. Davanti sei Quindi un tu po' più. metteresti più uno di quei giovani rispetto a Rabiot, che tra l'altro era in procinto di andare allo United. Io, ragazzi, lo sapete, Quindi non sono fate. innamorato di Rabiot per niente. No, ma solo Cristina Colombo lo è, il resto tutti così. Credo che davanti alla difesa quello più adatto a giocare sia Rovella, quindi mi piacerebbe giocare con Locatelli mezzo sinistro e McKennie mezzo destro con Rovella davanti alla difesa, però Ma vediamo tra cosa l'altro, Luca, succede. l'ultima partita quando è entrato, secondo me Rovella, io l'ho visto che andava Sì. sempre a cercare la palla, cioè molto Bellissimo. Ha fatto una bella prestazione Rovella quando è entrato a un quarto d'ora alla fine scarsa, però Rovella secondo me lì ci sta da Dio. Poi Genova, quindi c'è il derby dentro di lui. Io non lo so, tu Ormai. come agiresti su questa squadra? Ma Manfred, se ti ricordi, facevamo questo discorso qualche settimana fa e te mi mettevi la Sì. formazione titolare e ti dicevo: sì, va bene, la formazione titolare che metti sulla grafica ci può stare, però quante volte ce l'avrai a disposizione quella formazione lì? Sulle riserve avevo qualche dubbio, e vabbè, in porta non toccherei niente. Dietro la difesa non mi sembra la miglior difesa del mondo, centrocampo ne hai tantissimi, quindi qua bisognerà capire come finirà il mercato. Forse per me terrei tutti e tre i ragazzi, Zaccaria, Rovella, Miretti e Fagioli, poi ragionerei Dubito, sull'uscita. dubito, dubito. Anch'io dubito, però io ragionerei così perché tra Rabiot, tra Arthur, tra Zaccaria abbiamo visto che sono giocatori che non ti spostano così tanto, poi io Zaccaria non lo cederei perché l'hai preso 6 mesi fa, se 6 mesi fa prendi uno e lo cedi già adesso, non è che Zaccaria ha molto comunque è l'unico senso. che recupera palloni in un modo sostanziale, di quelli? Io non me ne priverei. No, d'accordo, però siamo 9 centrocampisti in questo momento, quindi qualcosa devi per forza togliere. E davanti invece numericamente ne hai pochi, e se consideri anche Chiesa e Di Maria fuori in questo momento, questa è la situazione. Quindi dovranno lavorare bene negli ultimi 10 giorni, perché la squadra è incompleta, mi sembra oggi. Allora dici di Depay a questo punto, subito, Quello, dai. però la situazione è sempre la stessa, nel senso che si canta, si vende a pelle dell'orso senza che sia stato catturato, nel senso che questa è citazione lotitiana, nel Ce l'hai senso con qualche che... tuo collega di mercato, Schira? No, Io adesso infatti, l'ho è stato letta un detto che po'. aveva fatto la risoluzione, non l'ha ancora fatta, tanto che ieri ha fatto 90 minuti in panchina. Se non fa la risoluzione, la Juve non è interessata. La Juve era interessata solo a prenderlo a zero, lui si deve ancora liberare, si libererà, non rientra nei piani del Barcellona, però deve liberarsi. Se non si libera, ovviamente è un discorso fermo. Come tutte le società, la Juve gioca su più tavoli, non a caso il preferito di Allegri in realtà era Marco Arnautovic, ma il Bologna chiede 15 milioni e tra l'altro non ha aiutato l'avvio di campionato perché due presenze, due gol, Arnautovic ha E secondo me segnato la sarebbe prima di stato tutti, ha meglio, segnato raga. ieri e chiaramente questo non aiuta. C'è Milik che è un po' il piano C, nel senso il più semplice da prendere, prestito con diritto di riscatto. Il Marsiglia vorrebbe tramutarlo in obbligo a determinate condizioni. La Juve no, ma è quello che per tanti motivi in questo momento a Marsiglia è diventato una riserva. Il giocatore è un vecchio pallino della Juve, ci sono ottimi rapporti con l'entourage del giocatore. Puoi chiudere se non arrivi a Depay. Ovviamente sono ore calde. La Juve aspetta effettivamente che si materializzi questa carta de libertad, come la chiamano in Spagna, ovvero la lista gratuita, come la chiamavamo negli anni 90 in Italia, che si liberi a parametro zero. Dopodiché l'offerta della Juve sul tavolo, biennale da 5 milioni netti più 2 di bonus, neanche troppo complicati da raggiungere, ma attraverso comunque presenze, gol e traguardi di squadra per arrivare a 7 per 2 anni con eventuale opzione per il terzo anno. E quindi quella è la situazione. Il suo agente era sì in Italia, l'ho anche incrociato, ero a San Siro anch'io per Interspezia, l'avvocato Ledur, ma era lì per un altro suo assistito, Romelu Lukaku. Infatti ha visto la partita e ieri ha lasciato l'Italia, il che non vuol dire che ci siano problemi o meno, perché poi con la tecnologia c'è la PEC, ci sono le conference call, c'è
c'è StreamYard, c'è Google Meet, ci sono mille piattaforme per parlarsi, non è che devi per forza vederti fisicamente, l'importante è che si liberi a zero e che Barcellona ridia questa carta di Libertad che al momento è lì sull'uscio ma non è stata concessa, nel senso che venerdì sera, sabato mattina si diceva ha fatto la risoluzione, così non è stato, che lui sabato si è allenato alla Ciudad Deportiva col Barça, domenica è stato inserito nella lista dei convocati e ieri ha fatto 90 minuti in panchina, quindi finché non si libera ovviamente la Juve non può procedere. No, però c'è già l'accordo, c'è già l'accordo. No, scusa, dico c'è già l'accordo, perché il problema ieri sembrava addirittura che ok, adesso si libera, però la Juve gli ha fatto un'offerta, lui vuole di più. No, l'accordo c'è già alla fine. La Juve ha fatto questa offerta, oggi non la intende ritoccare, nel senso che secondo la Juve è un'offerta importante, un biennale da 5 netti più 2 di bonus arrivare a 7. Ovviamente, come sempre, poi si cerca di strappare qualcosa in più, ma il problema è che si deve anche liberare. Cioè, finché non si libera, la Juve dice io non mi siedo, perché se devo trattare col Barcellona, certo, devo segnare un cartellino. Oggi non è la mia intenzione, anche perché la Juve nel frattempo, ne avevamo parlato settimana scorsa, tra l'altro, ha perso i 20 milioni che contava di incassare da Rabiot. Questi 20 milioni o entrano da qualcun altro, Zaccaria, punto di domanda, può essere, non sicuramente da Arthur, che non ha mercato, già tanto se la Juve trova qualcuno che gli paghi lo stipendio, lo prende in prestito e sarà complicato. Quindi comunque sia, anche Paredes in questo momento è in stand-by per quel motivo. La Juve contava di avere un tesoretto da poi riutilizzare per le operazioni Paredes, intorno ai 15 milioni, poteva essere prestito con diritto che diventava obbligo, ed ingaggio di Depay, ed era di fatto finanziato da Rabiot, sul quale la Juve risparmiava anche 7 milioni netti, che lordi sono 14 costo azienda, quindi era un'operazione diciamo win-win per la Juve, perfetta. Ormai quell'operazione non c'è più, tanto che poi 90 su 100 stasera gioca pure titolare Rabiot, andrà via a zero, ma quella è un'altra storia, ne parleremo nei prossimi mesi. Devi fare però cassa, con chi puoi fare cassa? Non con Arthur, per il quale ribadisco, no, sarà già dura trovare di collocazione. Chi può essere eventualmente ceduto è Zaccaria, che in questo momento, poi si può essere d'accordo o meno, non ha un ruolo principale nelle gerarchie di Allegri, perché Allegri vuole un metronomo, mettiamo Paredes, c'è Locatelli sul quale punta, c'è McKennie che comunque gli piace, c'è Pogba che la Juve spera che rientri in campo il prima possibile, ci sono dei giovani come Miretti e poi magari uno tra Fagioli e Rovella che può restare. Chi è quello che puoi sacrificare in questo momento che ha perso delle posizioni nelle gerarchie? Zaccaria, che la Juve ha pagato 5 milioni più bonus, se lo vendi anche a 15, è una plusvalenza importante, finanzi l'operazione che devi fare. Scusa oggi Miretti è quello che piace di più ad Allegri, quello che lui reputa più pronto, non a caso l'anno scorso ha fatto giocare anche diverse volte titolare, è stato un cambio importante anche nel precampionato. E Fagioli, che è quello che stuzzica di più i tifosi, però nelle gerarchie viene dopo gli altri due, l'abbiamo visto anche prima di campionato, dove prima entra Miretti, poi entra Rovella e Fagioli non entra. Fagioli vuole giocarsi le sue carte, però è chiaro che se dovesse non entrare neanche stasera, non entrare con la Roma, non entrare la quarta di campionato, col mercato aperto probabilmente last minute una Cremonese soprattutto, ma non solo, perché anche la Sampdoria cerca un centrocampista, Fagioli ha chiesto informazioni, anche altre squadre hanno manifestato interesse, però lui a Cremona ovviamente conosce già l'ambiente, è stato protagonista della promozione, potrebbe esserci il ritorno a casa in prestito. Su Rovella in realtà il Monza l'accordo ce l'ha da 15 giorni, poi ci sono stati gli infortuni, l'emergenza, va via Rabiot, non va via, insomma Juve un po' in una fase caotica, e quindi Juve ha detto al Monza aspettiamo, ne riparliamo a fine mese quando siamo un pochino a posto con gli ingressi eccetera, a quel punto poi ragazzo possiamo mandarlo a giocare in prestito secco, perché Juve non vuole perdere i diritti futuribili su questo ragazzo, quindi lo manderebbe in prestito secco a Monza, e Monza tra l'altro ha bisogno di 3-4 innesti, probabilmente ci aspetta un tourbillon di fine mercato con i famosi giorni del Condor che incombono. Tornato. Il campionato del Monza sono state abbastanza preoccupanti. Faccio due riflessioni finali prima di chiudere. Assolutamente. Che è clamoroso vedere come sia Miretti il preferito di Allegri quando si parla di esperienza, dato che è quello con meno esperienza dei tre, perché Fagioli comunque una Serie B l'ha già fatta vincendola e Rovella ha già fatto gli anni di Serie A, quindi è una cosa che mi sorprende, e più che altro a 9 giorni dalla fine del mercato sapere che Depay potrebbe arrivare, ma potrebbe arrivare anche Milik o Arnautovic, cioè vorrei capire qual è il punto di incontro tra questi tre profili, perché è quello che puoi prendere, sarà, no, ho capito, però sembrano profili abbastanza differenti, diversi, è vero, questo è vero, questo è vero.